La Quaresima è un tempo di grazia, un tempo di rinnovamento, soprattutto per guarire dall'indifferenza, un'attitudine che ha preso oggi una dimensione mondiale. Lo scrive Papa Francesco nel messaggio per la Quaresima 2015 sul tema «Rinfrancate i vostri cuori». Nel testo presentato alla stampa martedì, il Pontefice indica tre dimensioni per percorrere questo cammino verso la Pasqua, come Chiesa, come comunità e come individuo, precisando che Dio non è indifferente al mondo, ma lo ama fino a dare il suo Figlio per la salvezza di ogni uomo. Presente in sala stampa vaticana anche Monsignor Gianpietro D'Altoso, segretario del Pontificio Consiglio Corunum, che ha illustrato tra l'altro alcune delle aree di intervento alle quali il Dicastero sta dedicando attenzione. Haiti a 5 anni dal terremoto, il Medio Oriente con i suoi cristiani in fuga e Tacloban recentemente visitata da Papa Francesco. La conversione non ha il suo scopo in una società migliore, ma nella conoscenza di Cristo e nel diventare come Lui. Cioè, e questo lo vediamo molto bene nel Magistero di Papa Francesco, lui ci chiama a superare una fede funzionale alla cura di sé e al proprio benessere. L'indifferenza nasce proprio da un atteggiamento di vita per cui l'alterità non fa la differenza e dunque la persona si chiude in se stessa. E anche la fede può diventare strumentale a questa ricerca di sé. Il percorso quindi della Quaresima è per andare oltre, uscire da sé, vivere la fede guardando a Cristo e in Cristo trovare il Padre e dei fratelli. La Chiesa dunque rappresenta la mano che tiene aperta la porta tra cielo e terra mediante la proclamazione della parola, la celebrazione dei sacramenti e la testimonianza della fede che si rende efficace nella carità. Le parrocchie e le nostre comunità, si legge ancora nel messaggio, diventino delle isole di misericordia in mezzo al mare dell'indifferenza. Infine la dimensione individuale. Papa Francesco invita tutti a superare il senso di spavento e impotenza con gesti di carità, piccoli ma concreti. Primo, questa chiamata rinnovata a lottare contro la globalizzazione dell'indifferenza. Dice che bisogna ascoltare ai gridi dei profeti di questo tempo. Ecco, per noi è molto importante perché il mondo va così, è come un bulldozer della finanza, di un'economia orientata non sullo sviluppo umano, sino allo sviluppo di soldi. Ci sono persone che reazionano, però non sono ben ascoltati come tanti profeti. No? Allora, fare questa, durante la Quaresima, questo sforzo di aprire le occhi e cercare di capire ciò che non va e come cambiarlo.